Oggi 20 febbraio siamo qui ad Ostia, in piazza dei Lavannati, Pontile. Questo è uno dei due varchi ripristinati, i due famosi varchi ripristinati quest'estate, appunto per poter raggiungere la spiaggia. Questo è largo circa 1,60 m, messo a norma, abbastanza accettabile, e quindi fatto questi 5 minuti, neanche 5 minuti, che dico 2 minuti di percorso, si può arrivare alla spiaggia. Un breve tratto di circa 70 metri. C'è questa rete metallica che non è prevista, è vietata addirittura dal regolamento regionale, che appunto impedisce recinzioni particolarmente in ferro che superano i 90 cm. Non si capisce perché appunto è rimasta questa rete. Comunque il resto è abbastanza accettabile. Buongiorno, siamo sempre qui al Pontile di Ostia, al varco appunto, dove c'è la signora con il suo bambino che sta finalmente suffluendo e godendo di questa piccola possibilità. Che ne pensa, signora, di questa possibilità appunto ai cittadini di poter accedere sulla spiaggia attraverso il pontile? Trovo che sia un'ottima idea, può essere sfruttata in vari modi, quindi sia passeggiando che anche con i pattini, come adesso sto facendo io. Certo, se si mantenesse pure pulita non sarebbe male, perché questo è un problema che c'è su questo litorale, però trovo che sia veramente efficiente come servizio. Grazie. Prego. Siamo sempre nelle vicinanze del pontile. Questo è quel punto dove un mese fa circa sono stati investiti quella coppia di coniugi anziani e purtroppo tutti e due deceduti. Se ne è parlato, è stata promossa anche una fiaccolata per la sicurezza e la viabilità del lungomare, ma al momento nulla è cambiato. Le macchine qui arrivano, sfrecciano abbondantemente, senza la minima considerazione. Io per esempio faccio finta di attraversare, ma questo pulmino, come potete vedere, niente da fare, non si ferma. Ho attraversato e, come avete potuto notare, quel furgone bianco, le macchine sfrecciano abbondantemente anche alla vista di una persona che vorrebbe attraversare. Niente di tutto questo. Io torno indietro, io devo attendendo appunto che le vetture sono terminate. Siamo sempre Piazza Lavennati al Pontile, parlando appunto di sicurezza stradale. Siamo a circa 100-120 metri dal luogo dell'incidente, dove sono state vittime due coniugi, purtroppo rimasti uccisi. Questa è appunto nelle immediate vicinanze. Come potete vedere, qui ci sono delle strisce pedonali uguali, identiche, attraversano appunto il lungomare da una parte all'altra. Come potete vedere, questo punto è molto molto critico, molto pericoloso, in quanto vi è questo chiosco fisso praticamente a pochissimi proprio centimetri, si può dire, dalle strisce pedonali, che impediscono appunto la visibilità. Ci sono anche delle piante praticamente in mezzo alla strada, e tutta questa situazione è molto pericolosa, in quanto chi attraversa vede all'ultimo momento le macchine provenienti. Attraversiamo appositamente queste strisce, siamo sulle strisce,
non si fermano, ecco un'altra auto, non si ferma e io proseguo. E immaginiamo una persona con un passeggino, che ovviamente la visuale ancora è più impedita, quello che potrebbe succedere. Lo vediamo dalla parte opposta. Ecco, praticamente è una situazione molto pericolosa. Siamo qui al decimo municipio di Ostia, dove c'è anche in corso una protesta giustissima dei pescatori locali, in quanto il canale è ancora una volta insabbiato e impraticabile. Non possono al momento entrare e uscire. Qui abbiamo con noi due rappresentanti che ci spiegano la situazione. Noi non è che non possiamo uscire, sono 50 anni che va avanti questa cosa qua. Io sono, non dico uno dei più vecchi, ma adesso ho i figli che vanno a pesca e siamo sempre nelle stesse condizioni dal 47 adesso che non possiamo più uscire. Il canale è completamente insabbiato, ma non solo è pericoloso per noi adesso, ma è pericoloso anche che se piove si allaga tutto, Bagnoletto, Casal Palocco, Infernetto, l'acqua non c'è più. Adesso stanno mettendo in sicurezza un'arcata perché dice che era pericolante, pericolante è solo per noi pescatori. Hanno messo in sicurezza un'arcata e adesso chiudono quell'altra arcata e noi non possiamo uscire, siamo in galera da 15 giorni là dentro lì, ci hanno dato gli arresti domiciliari. E secondo lei, secondo voi, qual è la soluzione? La soluzione è che ci sono i soldi, se non allungano i moli, che si dice dal 47 che devono allungare questi moli qua e mettere l'illuminazione e farlo agibile per la navigazione. Non si risolve niente in quel canale là. Se noi siamo qua, io ho 55 anni, ancora sto manifestando della stessa cosa che avevo 15 anni, vuol dire che non è stato fatto niente. Sono stati stanziati i soldi, ma dove stanno questi soldi? Adesso quindi, iniziano a marzo di quale anno? Quindi i soldi pubblici vengono spesi male? Ma non so che cosa ci fanno questi soldi pubblici, se li mangiano, non se li mangiano, ci vanno al bagno. Io non so, arrivato a questo punto non penso che ci vanno al bagno, perché sennò le fogne sarebbero ricche. Ma dove stanno sti soldi? Signori, ma dove sono sti soldi? Ci stanno prendendo per il culo, scusate del termine della volgarità. Non ci dicono, sì, state tranquilli, adesso un'arcata è stata sistemata, chiudono l'altra arcata e voi potete passare. Sì, passare in che cosa? Che lì è basso fondo e io neanche il calcagno, io riesco a bagnarmi. E con la barca come faccio a uscire? Abbiamo anche il presidente appunto dell'associazione qui pescatori che ci dice... Che ormai siamo stufi di tutta questa situazione. Come ha detto il nostro collega qui, sono 50 anni che il canale è sempre insabbiato, ma adesso siamo arrivati al limite. Sono 5 mesi che si è insabbiato questo canale, non si sa chi lo deve dragare. Hanno reperito dei soldi presi dalle spiagge del presidente, l'hanno messi qui, i soldi ci sono, però non si può dragare perché c'è il ponte pericolante. Ma se questo ponte è pericolante per le barche, è pericolante anche per le macchine sopra, allora o chiudessero sto canale, ci mettono un tubo, ci mettono tutti i fiori sopra e allora si risolve tutto, perché è quello che stanno cercando. Ostia sta finendo, prima di tutto del turismo, che non ce n'abbiamo più, e potrebbe essere un fiore all'occhiello Ostia, invece lo stanno insabbiando, come il canale di pescatori. Emanuela Cavazzini del gruppo Movimento 5 Stelle, responsabile del litorale spiagge, se non erro. Ambiente. E ambiente, bene. Dunque abbiamo due situazioni qui al decimo municipio, due situazioni abbastanza calde. Quello dell'insabbiamento ancora una volta del canale dei pescatori e quella della mancata visibilità e fruibilità delle spiagge di Ostia. Cosa ci dici? Qual è la vostra posizione? Cosa pensate di fare? Allora, si potrebbe anche parlare per ore delle problematiche delle spiagge di Ostia, tutte diverse, concessioni diverse. Il problema che hai detto tu della visibilità è anche un problema legale, perché insomma c'è una normativa, il vincolo della visibilità paesaggistica non esiste praticamente, non c'è visibilità, quindi ristabilire la legalità basterebbe pochissimo. C'è anche una lettera della Capitaneria di Porto in risposta al sindaco, nel quale appunto evidenzia questa problematica e è pronta a collaborare come sempre con l'amministrazione per ristabilire almeno la legalità. Poi la questione del lungomuro,
chiaro che va affrontata, va fatto un progetto, uno studio che veda proprio un litorale diverso. Secondo noi sarebbe opportuno aprire un tavolo di discussione anche con la cittadinanza, magari tramite referendum, creare un tavolo di lavoro con tutte le gli addetti ai lavori, i consiglieri, tutti i cittadini che vogliono partecipare, iniziare a parlarne quantomeno di come vogliamo questo litorale, chiaramente senza il lungomuro. Ma ci sono delle normative europee, nazionali, certo, regionali che parlano chiaro, senza dicono dubbio che i recinti non devono essere più di 90 centimetri, che l'accessibilità e la fruibilità del mare deve essere garantita 365 giorni l'anno. Raggiungimento della battigia anche al fine di balneazione, questa è un'altra cosa importante che i cittadini di Ostia da anni non sentono più la loro spiaggia come un bene comune, perché addirittura ti viene vietato la balneazione sulla battigia da alcuni, non tutti, ma una parte di concessionari che ormai sentono un po' il mare come loro proprietà privata, quando privata non è, e ci stanno anche in questo caso normative, l'ordinanza del sindaco, la 266, la legge finanziaria, che sono chiarissime. 296. 296, scusa. E questo, insomma, ristabilire bene la legalità, quindi comunque speriamo che l'assessore alla legalità oggi ci ascolti e prenda seri provvedimenti, almeno in questo. Sono soluzioni a costo zero e quindi certo. Per quanto riguarda la situazione di insabbiamento del canale di pescatori, la perenne situazione. Questa è una cosa veramente vergognosa, perché queste sono persone che hanno il diritto di lavorare e quindi la pubblica amministrazione ha il dovere assoluto di fare in modo che loro esercitino il loro lavoro, quindi che escano a mare, e non bisogna più aspettare sempre l'urgenza, ma fare lavori ordinari di manutenzione del canale. Poi c'è tutto il problema erosione, quindi bisogna affrontare certo anche quello. Insomma, ho detto, una tematica ampissima che dobbiamo però iniziare a parlarne, iniziare a risolverla, perché non se ne può più. Ok, grazie. Grazie a te. La procura della Riccardo Maggi sta parlando appunto con un gruppo di pescatori in merito alla situazione di insabbiamento del canale dei pescatori. Queste sono famiglie che hanno, come si dice, a mare non fanno uscire, certo, i moduli delle barche, perché poi c'è gente che devi pagare. No, ma aspetta, non sono adesso, dato che fanno comprare questa draga, l'hanno portata al porto, e al porto e hanno un costo, cioè questi oltretutto spendono 10 euro al giorno per depositarle al porto. Siamo sempre a Ostia, esattamente al canale dei pescatori. E come potete vedere, questa è una montagna di sabbia che è stata tolta, ma nonostante tutto, nonostante la situazione, ancora il canale dei pescatori è impraticabile. Questo è l'oggetto appunto della manifestazione che si è svolta stamattina fuori al 10° municipio. È una situazione questa che si trascina da anni, è anche una spesa pubblica non indifferente, e il problema non si risolve. Qualcuno addetto ai lavori sostiene che bisogna allungare i bracci del canale, allargandoli un centinaio di metri verso fuori, e quindi facendo così la sabbia non dovrebbe più entrare.